Stiamo arrivando dove c'era una volta la trattoria Vittoria eh, che era la sede del comando partigiano. Qui troviamo un cippo in memoria di due partigiani morti eh, da San Antonio e Malano Enrico il 19 febbraio del 1944. Stiamo raggiungendo borgata Chabriol, eh, stiamo passando vicino a un cippo che ricorda il posto dove sono stati uccisi cinque partigiani che sono stati catturati al Pra eh, durante eh, l'operazione di rast rastrellamento lusignolo-Natchgal. Eh, e arrivati qui a, a, a Chabriol sono stati ammazzati e sono lasciati come monito qua in mezzo al prato. Qui era un prato, non c'erano ancora le case perché la borgata è appena lì, appena lì sopra. Qui è il cippo del primo partigiano morto in valle. Eh, il 3 di dicembre eh, c'è stato il primo assalto alla caserma di Bobbio che non è riuscito eh, per inesperienza dei vari gruppi. Sergio Diena faceva parte del gruppo del SAP eh, che poi si è trasferito al Palai, quindi il gruppo del SAP e Palai in pratica eh, è lo stesso gruppo e eh, avevano il compito di i, bloccare eh, le colonne eh, di eh, rinforzo che sarebbero arrivate da Pinerolo. Avevano abbattuto in questa zona un grosso castagno e eh, eh, aspettavano i, i, i militi, però le forze... Eh, di aiuto erano troppo grosse per loro e sono riusciti a passare. Lui è stato ferito, è stato portato all'ospedale di Luserna e dopo qualche giorno oh, è morto. Chi gli chiedeva come si chiamasse, eh, lui diceva ah, non importa il mio nome, importa che sono un partigiano quindi il primo partigiano della valle che non era né valdese né cattolico ma eh, era ebreo. Siamo a Villarpellice in, nella piazza intitolata a Willie Jervis che eh, nella serata del 5 agosto eh, è stato trucidato in, insieme a altri cinque partigiani qua in piazza. Catturato al ponte di Bibiana che era in motocicletta e aveva dei documenti compromettenti, è stato portato uh, alle nuove di uh, Torino. Poi dalle nuove il, uh, 5, giù, il 5 di agosto è stato portato con altri prigionieri alla caserma di Torre Pellice e poi alla sera del 5 di agosto è stato portato qui eh, in piazza eh, dove sono stati fucilati e poi eh, i corpi sono stati attaccati agli eh, automezzi e sono stati eh, trascinati per lo stradone verso Torre Pellice e poi alla sera eh, li hanno o messi come monito appesi agli alberi che erano presenti qui. Gli altri partigiani morti non sono stati riconosciuti tranne eh, il partigiano primiera Miero Angelo che arrivava da Bussoleno che è stato riconosciuto un paio di anni, di anni dopo eh, per un paio di scarpe che aveva, che aveva delle, delle scarpe particolari e quindi è stato riconosciuto poi per le scarpe.